Perso nella rete del girone infernale, vago tra gli schermi del mondo virtuale, tra USB, memory e CD, ho già capito come va a finire. Un altro programma mi salterà alla gola, urlando e puntandomi addosso una pistola. Un errore di sistema salta su, dicendo che è stanco e che non ne può più. Un file suicida, stanco della vita, ha scelto il mio PC e la fa finita. Un tran tran non mail, cariche di spam, per comunicare meglio usare il tam tam. Sto cotto, distrutto, di brutto, nel server spazio flutto. E alla fine di tutto, arriva Bill Gates che suona alla mia porta e mi confessa che lui è sempre un Mac di scorta. Clicco, scarico, riavvio il formato, se non funzioni stavolta ti spacco. Rimuovo, installo, scarico e cracco, sono strafatto, ma hai rotto, ti stacco. Clicco, scarico, riavvio il formato, se non funzioni stavolta ti spacco. Rimuovo, installo, scarico e cracco, sono strafatto, ma hai rotto, ti stacco. Viviamo in una rete telematica globale, gente collegata preferisce scaricare. Corsa agli armamenti, ho un PC da barricare contro quei problemi che ti possono infettare. Sistemi che si muovono in circuiti complicati, per chi li vuole facili e per quelli potenziati. La domanda è, siamo pronti a tutto questo? Cultura e sviluppo non vanno di pari passo. Hardware, sistema, elaborazione, dati, ma senza il giusto software siamo belle che fregati. Tante informazioni alla portata della gente, ma chi ci dà le educazioni per distinguerle? Vedi qua, il problema è capillare, nasce da questa giungla digitale. Occorrerà un approccio digeribile per non trasformarsi in uno stress insostenibile. Clicco, scarico, riavvio il formato, se non funzioni stavolta ti spacco. Rimuovo, installo, scarico e cracco, sono strafatto, ma hai rotto, ti stacco. Clicco, scarico, riavvio il formato, se non funzioni stavolta ti spacco. Rimuovo, installo, scarico e cracco, sono strafatto, ma hai rotto, ti stacco. Bene, andavo da quella RAM dei transistor, dei diodi, delle resistenze. Quella RAM dei generatori, dei conduttori, degli isolanti, dei circuiti, e di tutti quei fili intrecciati che non si sa mai se portano corrente o no. Me ne andavo da quella RAM dei